Tutti lo vogliono, tutti ne sentono la necessità e con il cambiamento degli stili di vita diventa necessario anche soddisfare le nostre esigenze. Non stiamo parlando dell'ultimo modello di cellulare, non stiamo parlando dell'ultimo capo alla moda di abbigliamento, ma stiamo parlando di un prodotto alimentare di altissima qualità. In carta e sogni va. Nella puntata di Orogel News parleremo del nuovo cubello Foglia Più. Appiccicale a me se servirà. Direttore, un'innovazione evidente in un'azienda dove nulla è lasciato al caso, un nuovo prodotto dal nome che dice veramente tutto, cubello Foglia Più. Beh sì, è evidente che Orogel è leader nel mondo degli spinaci in Italia, non solo per fortuna. Noi abbiamo realizzato oltre 10 anni fa il cubello che ha segnato la storia dello spinaci in Italia, perché prima vi ricorderete tutti si usavano quelle piastre da 1 chilo che bisognava prendere a martellate per poter utilizzare. Mi ci è venuta questa idea di poter porzionare gli spinaci e dopo qualche anno di ricerca è nato il cubello, che ha segnato veramente un'epoca, tant'è che oggi in Italia non solo, ma anche in Europa, in diversi listini troviamo scritti gli spinaci con il nome di cubello. Quindi questo è sicuramente un grande onore, però come tutte le cose hanno un inizio, non dico che hanno un termine, ma devono essere migliorate ancora quando sono all'apice del loro successo. Il cubello oggi è ancora leader di mercato in Italia, ma noi ci siamo posti la domanda di come poter migliorare il cubello per dare al consumatore un prodotto ancora migliore, sia come aspetto, sia come contenuti, sia come sapore e come odore, diciamo. Credo veramente che possiamo dire senza ombra di dubbio che abbiamo uno spinacio oggi, il Foglia Più, che come diceva lei, la dice tutta e più di tutto, ed è sicuramente il prodotto più fresco del fresco, senza ombra di dubbio. E la qualità nasce proprio qui, nelle campagne più vocate alle culture dei prodotti alimentari. A Luciano Camporesi, agronomo dell'ufficio tecnico Orogel, la nostra guida in queste visite, vogliamo chiedere quali sono le peculiarità di questa cultura. Beh, qui ci troviamo di fronte a uno spinazio in coltivazione autunnale, cioè seminato fine estate, e lo stiamo raccogliendo oggi qui ai primi di novembre. È uno spinazio coltivato secondo le produzioni integrate dei disciplinari di Orogel, nel rispetto del massimo della solubilità dello stesso, ed è uno spinazio che è dedicato alla produzione di cubello Foglia Più. Massima attenzione alla produzione e alle tecniche di raccolta, perché si tratta dell'utilizzo di macchinari altamente innovativi. Sì, qui stiamo utilizzando una macchina, l'ultimo acquisto di Orogel, è una macchina dove le sue caratteristiche principali sono quelle di salvaguardare l'integrità della foglia e quindi di ottenere un prodotto di altissima qualità. All'agricoltore socio Orogel Tiberio Babbi vogliamo chiedere qual è il grado di soddisfazione per questa cultura di spinaci. Allora, io sono molto contento per quello che riguarda anche la produttività del prodotto, che abbiamo una resa abbastanza buona, altrimenti se avremmo fatto del frutteto quest'anno saremmo in rimessa, perché ci sanno i prezzi come sono andati a finire. Per quello che riguarda come azienda io sono molto contento, perché ti aiutano a produrre bene e ti fanno migliorare sempre di più. Siamo seguiti molto, diciamo, dai tecnici in azienda. Quali sono le caratteristiche di questo spinaccio? Caratteristiche devono essere che deve avere una foglia a gambo corto, innanzitutto, una foglia molto verde, come in questo caso, produzione integrata, logicamente, per fare un prodotto migliore, per avere una qualità migliore, eccetera. Qui ci troviamo nelle campagne di Macerone di Cesena, a circa 4 km dagli stabilimenti Orogel, e noi seguiamo il percorso di queste foglie di spinacio. Ruba le stelle, è come mille strade. Le foglie dolcemente raccolte nelle nostre campagne con il sistema ad aspirazione vengono poi conferite presso gli stabilimenti. Raggiungiamo Michele Fantini, responsabile di produzione delle linee Orogel, per sapere qual è la vita ora di queste foglie di spinaci. Beh, qui in Orogel abbiamo tanti anni fa inventato il cubello, che già fu una grande innovazione, perché
si passava dalla piastra, quindi da un blocco di spinaci difficile da gestire, a dei pratici cubetti molto comodi, perché era possibile dosare la giusta quantità di spinaccio che il consumatore intendeva utilizzare. Adesso abbiamo inventato un'altra innovazione del cubello, l'ultimo nato in casa Orogel, il Foglia Più. È praticamente un cubello, più o meno le porzioni sono simili, solo che le foglie in questo caso sono disposte l'una sull'altra a formare quindi un multistrato di spinaci, ma anche di bieterbetta, di cicoria, di cime di rapa, tutta la gamma delle verdure a foglia di Orogel. In questo modo così preserviamo moltissimo l'integrità della foglia e anche le caratteristiche, da un lato nutrizionali e dall'altro anche sensoriali, organolettiche. Il prodotto è buonissimo, è come fare gli spinaci freschi in casa. Quanto tempo avete impiegato per studiare e metterla poi in lavorazione questa vigna? Beh, il lavoro è stato un lavoro di squadra, abbiamo collaborato la nostra officina, i nostri tecnici, tutti per tirare fuori questa novità. Sì, il tempo è stato lungo, ci sono stati dei momenti di difficoltà, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Fondamentale quindi il freddo, che ha una grossa differenza tra quella che è la surgelazione e il congelamento. Qual è la differenza? Vabbè, la differenza è grossa. La surgelazione è un processo che avviene in tempi molto più rapidi rispetto al congelamento, quindi l'acqua, che naturalmente è presente nei vegetali, passa di stato, cioè passa dallo stato liquido a quello solido, in tempi molto rapidi, e si formano quindi dei microcristalli molto piccoli che non vanno a danneggiare le strutture cellulari e i tessuti del prodotto. La surgelazione è il modo di conservare gli alimenti più naturale al mondo, è solo il freddo, senza aggiunta di conservanti, di coloranti, semplicemente il freddo che preserva le nostre verdure fermando il tempo. Il tuo cubello è diventato più bello. Adesso l'innovazione di prodotto è determinante per un'azienda che vuole mantenersi leader sul mercato, come altrettanto è determinante fare conoscere, quindi comunicare ai consumatori e clienti finali il prodotto in sé. In questo caso si tratta di una grande innovazione. Come la comunica l'azienda al consumatore finale? Innanzitutto diciamo che è la fortuna di avere una grande innovazione, perché ovviamente è molto facile comunicare qualcosa di così tanto ricco di contenuti e di novità. Come già detto dai miei colleghi, Cubello Foglia Più rappresenta l'evoluzione di un percorso che è nato esattamente 20 anni fa. Vent'anni fa Orogel presentava prima sul mercato lo spinacio Cubello, era il primo spinacio porzionato in pratici cubetti. È stata anche la prima grande novità comunicata al nostro pubblico con la prima campagna pubblicitaria realizzata sulle emittenti nazionali. Ho ritrovato negli archivi il Deplan che utilizzammo per presentare la nostra forza vendita, la campagna pubblicitaria del Cubello, che all'epoca venne lanciata con una piccola campagna, ma che allora per noi era veramente un grande passo in avanti, su Telepiù e su Mediaset, il nuovo spot dello spinacio Cubello. E Cubello, proprio per la novità che rappresentava, è diventato un must del mercato, ha acquisito subito la posizione di leader e per 20 anni è rimasto tale. Ancora oggi, con una quota di oltre il 21% nel segmento degli spinaci surgelati, Cubello è leader di mercato. Allora ci si domanda: perché andare a modificare o a sostituire un leader? Perché la nostra azienda, che fa dell'innovazione, della ricerca e sviluppo uno dei suoi grandi elementi di forza, è riuscito ad ottenere qualche cosa in più. Cubello Foglia Più. E il nome stesso del prodotto dimostra come sia un processo evolutivo. Non abbiamo voluto assolutamente, non abbiamo mai pensato di eliminare dal nuovo prodotto il termine Cubello, sia per non far non più ritrovare agli occhi dei consumatori un marchio che oramai è affermato e conosciuto, ma soprattutto per rafforzare il concetto che questo prodotto è un passo in avanti rispetto al precedente Cubello. Il termine ovviamente più lo sta a rappresentare, è qualcosa in più rispetto al precedente prodotto. Più reso in cottura, una foglia molto più morbida, meno stressata, quindi che ha la possibilità di essere più integra, più saporita, più gustosa, più facile da cucinare, anche con una più elevata resa in cottura.
La confezione quindi è sostanzialmente la confezione del cubello precedente, dove viene posto in risalto l'elemento della novità del più con i concetti che in più ha questo prodotto rispetto al precedente, e lo andiamo a comunicare in diversi modi, con i classici sistemi di comunicazione che sono la televisione e la stampa. Televisione, abbiamo realizzato il nuovo spot che si integra nella campagna che da alcuni anni accompagna la nostra attività pubblicitaria, quindi lo spot 360 gradi con la musica di Malika Ayane, che presenta la nuova confezione e che fa vedere in maniera molto soffice e delicata come le foglie si appoggiano una sopra l'altra per andare a comporre il nuovo cubetto. Oltre alla campagna televisiva abbiamo realizzato la campagna stampa, che presenta la nuova confezione con tutti i suoi elementi distintivi e particolari che lo differenziano ulteriormente rispetto al precedente cubello. Ci sarà la campagna radio, che racconta in maniera simpatica Cubello Foglie Più cosa offre, ma proprio perché è un prodotto estremamente innovativo che si rivolge anche ad un pubblico sempre più moderno, sempre più alla ricerca di novità, affrontiamo anche in maniera importante il mondo del web, quindi il mondo di internet. E lo facciamo in una chiave molto simpatica con una fogliolina, che è anche l'icona che troviamo presentata sulla nostra confezione e che identifica in maniera vezzosa il concetto di Foglia Più. Questa fogliolina si anima e insieme a tante altre foglioline diventa una simpatica, noi la chiamiamo sindacalista, che entrerà nel mondo del web in maniera molto divertente con questi cartelli che vanno a evidenziare i concetti positivi e quello che sono i punti di forza del nuovo cubello Foglia Più. Quindi evidenzieranno il fatto di avere una foglia molto più tenera, di avere una foglia meno stressata, di avere un prodotto che è sicuramente superiore a quanto è oggi presente sul mercato. Elementi che tra l'altro vengono anche confermati da un'indagine comparativa che abbiamo fatto con un istituto di ricerca estremamente importante a livello nazionale, che ha confrontato il cubello Foglia Più con i principali prodotti offerti dalla concorrenza. Cubello Foglia Più ha stravinto questo test, testimonianza del fatto che è un prodotto nettamente superiore rispetto a quanto oggi è presente sul mercato, e quindi siamo convinti che la campagna televisiva, stampa, radio e internet contribuirà a far sì che quello che era il leader di mercato sino ad oggi, Cubello, verrà sostituito a breve dal nostro nuovo prodotto, il Cubello Foglia Più. Cubello, spinaci, Foglia Più, non ci resta che gustarci in una ricetta proposta dal team chef Orogel. Dal centro ricerca e sviluppo di Orogel una grande novità, Cubello, spinaci, Foglia Più. Facilmente porzionabili, naturalmente ricche di fibre, vitamina A e K. I nuovi spinaci Cubello Foglia Più si cucinano facilmente, bastano solo 3 nuovi cubelli per ogni porzione. Grazie all'esclusivo processo produttivo, foglie più integre e meno stressate. Oggi il nuovo cubello spinaci Foglia Più l'abbiamo abbinato a dei gamberoni fasciati con prosciutto crudo e pomodorino vesuviano. Il nuovo spinaccio Cubello Foglia Più è un contorno ideale a qualsiasi pietanza. Ingrediente ottimale per qualunque preparazione a base di spinaci. Al termine della nostra puntata, l'andamento del mercato della settimana con Gucciardi. Vi aspetto la prossima settimana con tante altre novità Orogel.
per quanto riguarda la frutta. Iniziamo con le susine, con la varietà Angeleno con prezzi in aumento rispetto a settimana scorsa, in vendita da 1 euro fino a 1,20 euro. Mentre per quanto riguarda le pere abbiamo la William in diminuzione, vendita da 55 centesimi fino a 80 centesimi, e in diminuzione anche la Butterfetter da 55 centesimi a 95 centesimi di vendita, mentre abbiamo invariati i prezzi della Kaiser e della Conference. Per quanto riguarda le mele abbiamo invariati i prezzi del gruppo Golden e della Granny Smith, e abbiamo iniziato con la Fusi 78 come pezzatura, in vendita da 65 centesimi fino a 85 centesimi. Per quanto riguarda i cachi abbiamo in diminuzione la pezzatura 22-24 con vendita lenta da 70 centesimi fino a 80 centesimi, variati i prezzi della pezzatura 24-26 e 26 oltre. Passiamo alle verdure, abbiamo in diminuzione i cavolfiori in vendita da 90 centesimi fino a 1 euro, mentre abbiamo invariata la bietola, le zucchine scure e le zucchine chiare, come pure ha invariato anche il prezzo di vendita del prezzemolo, del finocchio. In diminuzione invece abbiamo il radicchio tondo rosso da 1,80 fino a 2 euro di vendita, invariato il prezzo del sedano, come invariata anche le patate gialle. Per quanto riguarda le lattughe, tutte le varietà romana, trocadero, gentilina e iceberg sono con prezzi di vendita invariati rispetto a settimana scorsa. È tutto per questa settimana, a risentirci la prossima.